Buonasera da Casandrino Luigi Di Donato, torniamo ai guasti di routine, come si suol dire, ai soliti problemi di retroilluminazione, audio sì, video no, televisore 32 pollici Samsung, ho acceso un attimino, solito problema, audio sì e video no, modello del televisore UE32 è H5000, hello, ok? Ci ha raccontato cosa è stato questo passaggio, Accendiamo la nostra cosa sono stati pelozza. questi mesi e io sono Si vede emozionata qualcosa? e felice di incontrarla No, questa e nemmeno i mattina meccanismi. perché lei sta per avere un Vabbè, comunque ci sta bambino. l'immagine su. Ciao, anche la Vabbè, apriamo, Angela, vediamo un attimino il problema di queste simpatica barre LED. O donna. magari se qualche problema sul driver di qualche condensatore gonfio, meglio ancora, facciamo prima. Perché non sembra, al 99% è sempre un problema di barre LED, di barre LED rotte. Però all'1% ci sta sempre la possibilità di qualche problema sul driver che alimenta i LED. Mi è successo l'altro giorno, ho aperto un televisore 40 pollici, ho buttato il sangue, veramente, che pannello era ingollato, un pannello di filtro era ingollato, addirittura pure il foglio riflettente, ho buttato il sangue. Vado a fare il test delle barre LED, tutto a posto, accendendo tutte quante. Faccio un controllo più approfondito, calcolando, cioè vedendo anche l'assorbimento, tutto a posto. Alla fine scopro che era un elettrolitico in perdita sul driver di alimentazione dei LED. Cioè praticamente un lavoraccio inutile. Richiudi tutto, cambi il condensatore, televisore perfettamente funzionante. Vabbè, cose che capitano. Quindi non sottovalutiamo mai i guasti. Cerchiamo sempre di ragionare prima di intervenire. Chiaramente pensiamo a una protezione, invece no. Driver difettoso. Vabbè, vediamo qua di che cosa si tratta. Allora, attenzione quando togliete lo schienale, attenzione sempre l'ultima viti, sempre la stessa cosa. L'ultima lo dico per chi non è pratico, l'ultima, c'è una delle ultime viti che sono qua occulte, vedete, a fianco alla presa video qua. E poi un'altra cosa, quando togliete il piedistallo, qua ci sono altre quattro viti da togliere prima di asportare il piedistallo, e poi chiaramente anche il connettorino della lustrandiera. Che cazzo, si è tolto, va bene, eh? Ok. Ecco qua, no, devo girare l'immagine. Allora abbiamo scheda madre a sinistra, alimentazione con driver di LED a destra. Allora, come anticipato, non sempre sono le barre, anche se al 99,9% sono sempre le barre LED a difettare. In questo caso non è un cioè non in questo caso, spero che quello che vedo c'è un problema al driver, perché noto proprio sul driver un elettrolitico gonfio, questo qua. Vedete, questo qua è proprio a filtrare la tensione sullo stadio driver, cioè quello che alimenta i LED. Quindi, se tutto va bene, risparmiamo un lavoraccio, cioè andiamo a risparmiare il lavoraccio che ho fatto inutilmente sull'altro televisore l'altro giorno. Non ho fatto i video, però ho fatto un lavoraccio inutile veramente, rischiando pure di rompere il pannello, che ogni volta che si aprono questi televisori si rischia sempre di rompere il pannello. Non c'entra la bravura, ma è solo un fatto che è molto delicato, quindi l'imprevisto è sempre in agguato. Niente, facciamo una cosa, andiamo direttamente a sostituire prima questo elettrolitico incrociando le dita e sperando che sia solo un problema di filtraggio di tensione sul driver di alimentazione dei LED. Così subito risolviamo e facciamo una cosa veloce veloce, ci riposiamo, dopo vi faccio vedere i video di a me quello che capita, a me non capita nessuno. Io vado, ieri sono andato a pescare, che stavo pescando? Un cinghiale, cioè non prendo niente al mare, al ritorno incontro un cinghiale sulla strada, un cinghiale piccolino, poi vi faccio vedere i video. Ah, poi una cosa importante, sono andato a prendere anche i granchi blu. Dopo vi faccio vedere anche i video che sono andato a pescare i granchi blu. A momenti mi mozzicavano pure. A posto, tolto la scheda dal telaio, vediamo un po' l'elettrolitico in oggetto. Se si riesce a vedere, sì, 47 microfarad, 200 volt, visibilmente gonfio. Boh, è o non è solo la causa dei guasti, comunque va sostituito. Perché in queste condizioni non lo possiamo lasciare sulla scheda, perché chiaramente è in perdita. Quindi cambiamo le elettrolitiche, se accendono le barre bene, e se non accendono un po' di pazienza, dobbiamo smontare tutto e cambiare le barre LED. Va buono? Se notate bene, se vedete i pin del trasformatore switching sull'alimentazione, vedete ci sono anche delle saldature qua, non posso ingrandire, questo non so fino a che punto riesce a fare una ripresa accettabile. Delle saldature staccate sui pin del trasformatore che alimenta proprio il driver, il MOSFET del driver, come gli è andato, quelle pure vanno rifatte, quelle saldature. Vabbè, ecco qua, prima che mi dimentico, andiamo a rifare le saldature sotto i pin del trasformatore switching, questo qua che vedete,
a posto, sì. Una bella revisione. Lilli, non passare sotto qua quando sto saldando, perché ogni tanto do una botta a saldatore per pulire la punta. Se becca te sotto, dimmi riso. Ok, andiamo adesso a dissaldare l'elettrolitica. Lo sta, eccolo qua. Come al solito aggiungo un po' di stagno e poi dopo lo vado ad aspirare sempre con l'aspiratore Pro Stick. E un e due. E guarda, mi sono questi ragazzi. Addirittura questo è rimasto dentro un pin, però è libero, vedete, questo secondo me si è staccato proprio. Abbiamo detto 47-200 volt. Ecco qua. Vado a pescare, invece di tornare con i pesci, frutti di mare, per fare una cialatiella ai frutti di mare, al momento dovevo fare pappardella al sugo di cinghiale. Allora, 47-200 volt non ne ho in questo momento, da 33-200 volt. Quindi solo da 33 non va bene perché non posso andare a ridurre la capacità. Ne metto due in parallelo, mettendo due elettrolitici in parallelo si raddoppia, si somma la capacità, quindi 33 33, 66 microfarad, la tensione sempre la stessa, sempre 200 volt, quindi due in parallelo e vediamo un po' se risolviamo. Devo pure prima togliere questa resina, sta colla che faccio in me perché mi è antipatica. Questo è un taglierino, mi aiuta a pulire. Ok, perfetto, vediamo un attimo. Allora, parallelo, chiaramente negativo con negativo, positivo con positivo, in questo modo qua. Alziamo un po' i pin, non li facciamo andare proprio sull'involucro. E andiamo a saldare i pin insieme. Allora, positivo, negativo, e un positivo, e un altro. Ahi, a posto. Ecco qua, adesso abbiamo un bel parallelo di due elettrolitici da 33 microfarad, quindi un totale di 66 microfarad, tensione uguale, sempre 200 volt, attenzione sempre alla polarità, negativo e positivo. Ecco qua, qui lo spazio ci sta, quindi nessun problema. A posto. A posto, ho sostituito l'elettrolitico con due elettrolitici in parallelo, sommando la capacità, quindi un 66 microfarad 200 volt, va bene così, lo spazio ci sta. Ma una cosa che vi volevo dire, che in queste condizioni è inutile che poi andiamo a mettere la tastiera per provare, su molti modelli Samsung, quasi tutti Samsung, non recenti chiaramente, poi sui tipi più recenti cambierà qualcosa sicuramente, basta solo isolare, cioè togliere il connettore che dall'alimentatore va alla scheda madre. E praticamente quando diamo corrente tensione alla scheda, i LED si accendono in automatico. Quindi se vogliamo testare solo la retroilluminazione, basta solo collegare l'alimentatore con lo spinotto dei LED alla tensione di rete. Ecco qua, la retroilluminazione si è accesa regolarmente. In questo caso siamo stati fortunati che non abbiamo dovuto smontare tutto per arrivare ai LED, con relativo rischio di rompere il pannello e tutta la perdita di tempo e compagnia cantante, comprese spese di bare LED eccetera eccetera. Quindi questo che cosa ci insegna? Ci insegna che praticamente non sempre, anche se il 99,9% è sempre un problema di bare LED che sappiamo benissimo hanno una vita limitata, non sempre sono i LED a difettare, spesso, cioè non spesso non spesso, come in questo caso, in certi casi capita pure solo un filtraggio, un problema al driver dei LED. Infatti l'altro giorno, come già ho detto, mi ha fatto fesso, ho dovuto fare un lavoraggio inutile, un problema al driver, non era così evidente come qua, un poco più occulto, però avevo un problema sul driver e ho smontato un pannello inutilmente con relative perdite di tempo e con maniera andata. Vabbè, signori, io richiudo tutto. A posto, il televisore ha ripreso a funzionare regolarmente. Questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che quando manca la retroilluminazione non è sempre un problema di bare LED, anche se è molto più raro questo problema qua, che chiaramente al 90% dei casi, 95-99%, è sempre un problema di bare LED quando non accende la retroilluminazione. Chissà sempre dinanzi chi stai. Mentre invece quando si verifica un guasto del genere, un po' più complicato, in questo caso no, perché era visibilmente gonfio, quindi diciamo che
è stato molto semplice capire il problema, però in altri casi è più difficile perché il driver ha una sensibilità, una protezione molto sensibile, per cui se c'è un problema alla retroilluminazione si autoprotegge, quindi quel punto diventa più complicato perché non sai più se è una protezione o se è qualche bar o se è lo stesso driver che non funziona bene. Va buono. Comunque, detto questo, signori, io ho finito. Mugano sta a dormire. Poi vi faccio vedere i video di quando sono andato a pescare. Invece il granchio blu li ho presi, quelli là li abbiamo presi, quelli là, quei disgraziati che sono terribili, quei granchi sono molto grandi, non sembrano nel video, ma sono quasi da 1 chilogrammo ognuno, almeno quello che ho visto io. E niente, ora vi faccio vedere un po' la situazione, anche del video di ieri. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao, buona serata, ciao. A caccia di fai vedere il granchio blu! Metti la manina dentro, metti! Anche qua, è bello, però è bello, esteticamente è bello. Andiamo a vedere. Andiamo, anche noi dobbiamo pescare il granchio blu. Quello qui. Ah, pigliato, lì, prima. Aspetta, Michele. Ah, ce la facciamo. Ci sta. Eccolo qua, attenzione, attenzione, questo teniamo un muzzo. Eccolo qua. Bello, bello questo, è doppio. Grande Michele. Cassa fatica. Ok, andiamo avanti. Mentre eravamo venuti a pescare, invece non è che ci attacca, brutto cinghiale. Abbiamo trovato un cinghiale. Vieni qua, bello. Vieni qua, vieni qua. Vieni, vieni. Brutto cognaccio, guarda che ti faccio vedere. Il mio tecnico è un brutto ogni naso. Brutto male, signore. Morchiamo di morte.